ragazzi, mi avete scritto per una roba che avevo detto sulla tronista. La tronista è una bellissima ragazza, però mi sembra una maestrina. Cioè, io non ripeto le cose due volte. Ma dove stai? A scuola? Pensi? Il carattere forte? Boh, anch'io ho un carattere forte. Però se tu decidi di metterti in gioco come ha deciso di farlo lei, allora ti devi aprire a 360 gradi, perché sennò stai a casa. Tutti, chi più chi meno nella vita, ha preso delle batoste. O ti chiudi e comunque vivi in un determinato modo la tua vita sentimentale, o se decidi di aprirti poi devi dare la possibilità alle persone di conoscerti, perché sennò che ci stai a fare là? Tutto qua, né più e né meno. Non sono contro nessuno, anche perché sarei la prima a giudicare senza conoscerla, no? All'inizio, però per come si è presentata uno capisce un attimino il mood, no? Tutto qua. Ah, un'altra cosa, parli di Sara, parli di Luigi e parli della nuova tronista, non mi ricordo come si chiama, parlo di Salvini magari, una storia, parlo di politica e non va buono mai niente, parli del trono di uomini e donne, non va buono, e parli di Salvini e del programma, insomma, che ha in mente lui, che io condivido oppure no, al di là di questo, dico, parli di politica e non va buono manco quello. Quindi, volete per caso che vi dica che tra qualche giorno mi vestirò da supereroe? Siamo sui social. I social vengono utilizzati assolutamente anche in maniera divertente. Fermo restando che nessuno obbliga nessuno a stare nel mio profilo, che fermo restando che nessuno obbliga nessuno a stare nel mio profilo, che c'è una scelta, c'è il libero arbitrio, no? Quindi scegli di seguire o non seguire. Chi vuol stare nel mio profilo ci sta, chi no non ci sta. Anche se mi rendo conto che ormai questa libertà di scelta sta diventando utopia, perché la maggior parte delle persone ormai, anche se non gli piaci, ti segue solo per il piacere di insultarti, e questa cosa è non poco preoccupante. Comunque, e mi riferisco a quelli che mi insultano o che hanno sempre qualcosa da ridire, qualunque cosa io faccia, che a me non me ne frega un cazzo di quello che pensano loro, e di quelli insomma che mi odiano, e anzi li saluto. E sempre rivolgendomi a coloro che non mi sopportano ma mi seguono per insultarmi, dico che potreste fare tante altre cose nel frattempo, dedicarvi alla vostra compagna o compagno. Ma pure se volete piantare una piantina sul balcone, cioè va bene lo stesso. L'importante è che voi vi teniate occupati e che non state più lì a rompere le palle a me.